Sai che io così mi perdo poi per il fattore che giorno sarà, di Di cosa no, parleremo? di cosa parleremo lo sappiamo, parleremo del numero 4, no? E Sì. questo, e parleremo di Uziel, però ne parliamo stasera che è il 3 di aprile e invece il numero è dedicato a Elangelo alla giornata di domani. Salutiamo chi ci sta ascoltando, chi sta arrivando sulla diretta, una buona domenica a tutti, è la prima nostra domenica per Angeli, Numeri e Notizie. È una voce altina, Simona, si vede che sei molto vicina al microfono, hai Bravo. cambiato computer, ecco. Pronto, pronto, ho cambiato computer, ho cambiato Computer, questo, tono. no? Quindi usiamo un tono anche un po' da domenica, stiamo Ah, va bene. così, che ci sentono E ci molto bene. prepariamo a lunedì, sempre per Esatto, tutti. siamo pronti anche a partire con le sigla, le sigla, fantastico, sigla! Amici. Buona serata quindi agli amici, eh? Beh, senza gli amici ormai non possiamo iniziare, poi c'è una sorpresa stasera per gli amici. Vai con il numero 4. Eccolo qua, il numero 4, ormai per chi ci segue da un po' lo sa già, lui lo metto sempre, è il costruttore. Oggi parliamo del suo rigore morale, della sua serietà, della sua metodicità, oltre alla sua grande pazienza, che sono quelle che sosterranno ciò che nasce il 4, in particolare 4 aprile 2022. Grande nel costruire soprattutto relazioni e progetti. Quindi cercate però di in questa vostra rigidità di non disperdere le energie, quindi rallentate un po' queste rigidità perché voi siete il costruttore, quindi ce la farete. Non lasciatevi Quindi prendere dalle giornata paure. di domani si costruisce ma lentamente, come si dice, mattone su mattone. Quindi Senza domani devo paura, ecco. armarsi di pazienza e non avere paura. Questo un po' tolgo dal tuo numero Sì. 4 e aggiungo il mio angelo del giorno di domani, che è Uziel, che è conosciuto come l'angelo della fede ed è un angelo, Uziel, che dispensa energia al ricercatore di anime consapevoli, ovvero cosa cerca di fare, la sua energia è quello, quando noi cerchiamo di avere qualcuno vicino, accanto a noi, di cui possiamo fidarci, di cui possiamo anche capirne la consapevolezza, cioè il fatto se è vero quello che dice, quello che fa, oppure se è tutta qualcosa che riguarda la falsità, no? Come si dice in una maniera molto più spiccia, se ci è o ci fa. E Se quindi c'è fuffa. Uziel ci aiuta a capire, e domani si vede che le energie ci invitano un po' a costruire, ma a costruire con le persone che fanno veramente qualcosa, quindi a non disperdere poi le nostre energie, a costruire positivamente. È ritornato anche il mese di aprile, perché tu. Ricordiamolo, è il mese della rinascita, eh? La natura si riprende. Oddio, c'è un po' freschino. La natura è un po' in La natura si questo sta periodo. riprendendo tutto quello che ci ha regalato. La natura si prende quello che vuole, noi siamo Sì. anche noi la natura. Allora, entriamo in questa parte dove dicevo ci sarà una piccola sorpresa, perché con noi abbiamo gli aforismi questa sera. Eccolo Aforismario. qua. Alla malinconia sostituisco il coraggio, Bella. al dubbio la certezza, Tutta una serie di aforismi alla sono dell'amici. disperazione la speranza, alla malvagità il bene, ai lamenti il dovere. Sì. Allo scetticismo la fede, ai sofismi la freddezza della calma e all'orgoglio la modestia. E E l'amici è con questa è la noi mia. che ci ha regalato questi aforismi. Le sue Grazie. scelte saranno, immagino. Quindi Sì, anche voi, se no, volete, quella è universo. una foto mandata dall'amica che in questi giorni era a Limone, in Piemonte, forse se La non Limone sbaglio, sulla Piemonte, neve. bellissimo. Esatto, quindi anche voi, se volete mandarci un audio dicendoci dove siete, perché no, eh? Con una piccola foto. E Bello, sempre molto intanto bello. ricordo dove sono io, perché io sono in questa ultima cena, no? Vedete qua dietro di me, Sì. l'ultima cena di Pietro Dal Verme. Sai cosa stavo pensando? Bisognerebbe studiare una puntata adesso con Labò, che è Con l'autore Lorenzo. dell'ultima cena, con Lorenzo Labò, che è l'autore dell'ultima cena, che noi abbiamo in versione audiolibro, lo trovate sulla piattaforma del narratore, potete ascoltare veramente un audiolibro d'avanguardia con non soltanto la voce, musica, radiodramma, cioè tutto quello che. Rumori, ambientazione, Tutto, voci, tutto. insomma. Sì, è un modo, come ne parlavamo con Lorenzo, un modo anche per creare la nuova arte.
dell'audiolibro 3.0. Ma dicevo, dovremmo fare una puntata con Lorenzo Lobò della Macchina del Tempo, in cui noi parliamo magari dell'Ottocento, di libertà. Sì. Tu riesci a trovare finalmente dov'è l'orecchino, invece. Perdonatemi, voi guardatemi, ma... Allora, cambiamo un attimo immagine. Facciamo così. E poi invece con Lorenzo parleremo proprio, andremo nel 1420 25, e quindi una bella macchina del tempo. Cosa ne dici? Un po' sì, dai, glielo diciamo, interessante. Quindi noi andiamo indietro di 200 e lui ci porta ancora più indietro. Bello. Benissimo. Al sole esattamente, al sole esattamente la neve, questo è riferito a dove si trova la Miki. Continuiamo il nostro appuntamento di questa serata. Allora, abbiamo parlato del numero 4 di Uziel, questo angelo che domani ci porta ad avere, insomma, questa ricerca degli amici, questa ricerca della coscienza, degli amici che sono coscienti, che sono veri, insomma, un po' a distinguere il vero e il falso di chi ci sta intorno. A costruire con calma, mattone su mattone. E senza paura. Abbiamo sempre la possibilità di delle domande, come ogni tanto ricordiamo, su chiocciolooroscopoangeli.it oppure info chiocciolaradioraccontiamoci, se volete partecipare. E io ho la giornata mondiale, se tu o tu cosa mi proponi? Io ho la giornata mondiale, che è una giornata vera. Abbiamo detto che forse non la dicevamo, allora però diciamolo, parliamo. No, parliamo, dai, diciamola, perché comunque è importante. E poi il 4 aprile si celebra la giornata internazionale per l'azione contro le mine e gli ordigni bellici inesplosi, perché anche questa è una guerra silenziosa, perché che fa veramente vittime. Quindi, insomma, in ricordo, ma anche per organizzare, per C'è da dire che queste giornate mondiali erano fatte pensando che uno poi non mettesse, adesso stanno invece minando anche l'Ucraina, cioè, quindi noi facciamo le giornate mondiali, ma tanto chi vuole fare la guerra continua a farla nel modo anche più antico possibile. In questo caso stiamo vivendo una guerra di inizio secolo, di inizio secolo scorso, altro che macchina del tempo, in quelli che devono essere i momenti più progrediti, no? 2022. Io quando sono nato nel 64, pensavo al 2000, pensavo chissà che bello, chissà come si viaggerà nello spazio. Qui invece viaggiamo con i razzi, ma non spaziali, viaggiamo con i razzi che cominciano a spararsi uno con l'altro, e vogliamo con la propaganda anche che sta raccontando da una parte e dall'altra, esatto. E che ci perdiamo però noi attraverso questa propaganda, perché poi non riusciamo a capire, prendere posizione, e intanto la gente, il problema, che muore comunque, esatto. massacrata in una maniera orribile. Adesso pensatela come volete, ma quello è. Quindi e chi sta compiendo delle colpe avrà, cioè comunque chi ha iniziato, cioè io non vorrei, ma c'è qualcuno che ha cominciato, altrimenti si poteva stare appunto sui confini con i missili schierati, con tante belle politiche, ma invece delle manovre proprio sono state... La si poteva giocare ai tavoli di potere, ma invece non è stato a così. Quanto pare i tavoli di potere non abbiamo più voglia di giocarci, se la stiamo giocando è qua alle porte. Noi stiamo ancora bene, che stiamo qua a raccontare le nostre cose, che abbiamo gli amici che ci guardano e ci seguono attraverso Facebook, e quello possiamo ritenerci ultra fortunati finché riusciamo. Forse per quello abbiamo paura anche di parlare di tante cose, e girano tante supercazzole su questa situazione. Esatto. E quindi il dio denaro c'è sempre di mezzo, ci scrive la Miki, ma il dio potere, che è ancora più forte del denaro, perché il denaro serve per il potere. Guarda, questi di denaro ne hanno così tanto che non sanno neanche che farsene, ma il potere è il potere. Il potere di sottomettere gli uomini, le nazioni, la volontà, di piegare le masse, insomma, di decidere tutto. Un po' per tutti, quindi... Che i soldi continuano a farli comunque, assolutamente, ne hanno, non sanno nemmeno quanti ne hanno, assolutamente. Ma vabbè, ritorniamo invece alla giornata, vediamo la giornata mondiale, quella, sorridiamo, diciamo, un po' con Mauro Berto, vediamo invece un po' che giornata mondiale arriva, grazie al nostro Maurino Berto dal villaggio di Cana la Mutanda. Lei abbiamo l'amica che questo splendido posto di montagna, invece lui è in un villaggio virtuale, no? C'era anche per la montagna, c'era ma comunque penso che sia Cana la Mutanda. Sentiamolo, vediamolo, dai.
Buongiorno signor Forti. Buonasera, siamo alla sera. Radio, buonasera. Raccontiamoci. Dica. Oggi è la giornata mondiale dello yogurt che spruzza quando lo apri, perché sei in montagna. Ah, vedi che era montagna, è in montagna quando apri lo yogurt, ma quell'effetto lì, lo yogurt sotto pressione, ho capito. Grazie a Maurino, grazie a Mauro Roberto di DJ Chopin. Un giorno gli faremo raccontare invece un po' di questi villaggi virtuali. Ho avuto questa idea, è nata con la DAD del villaggio virtuale. Cioè tu sei a casa tua e lui ti racconta cosa fa il villaggio. E qui, però paghi l'iscrizione al villaggio virtuale, che non esiste, no? Stai lì, che non c'è. E ti immagini il balletto, no? La sigla, queste cose. Va bene, bene, senti, diamo l'appuntamento domani sera allora, o con le prossime cose che racconteremo attraverso Radio Raccontiamoci, e quindi non soltanto angeli, numeri, avremo ospiti anche Paolo Goglio con la sua partenza con il raggio di luce verso Capo Nord, quindi seguiteci. E specialmente abbiamo sempre Enrica Bardetti al mercoledì con i suoi ritagli editoriali, e poi ci sono tante novità anche con Enrica sulle donne, proseguono invece tutte le rubriche. Tu hai un sacco di novità sulle donne, parleremo di donne, parleremo di motore. Voi cominciate a seguirci, state qua, lasciateci anche il vostro messaggio, fateci sentire che ci siete, e noi ci saremo la sera e poi tutto il giorno, perché il podcast si può ascoltare sempre, non scade mai, non è come lo yoga di prima. Quindi buonasera a chi ci ha ascoltato adesso e buongiorno a chi ci ascolta svegliandosi.